Gli interventi delle colleghe e dei colleghi, purtroppo solo colleghe e colleghi dell'opposizione, dico purtroppo perché al di là della relazione di maggioranza, che è stato di fatto l'unico intervento che ha consentito a noi tutti e tutte di poter conoscere l'opinione della maggioranza, per il resto, nonostante con grande enfasi sia stato sostenuto questo disegno di legge, nessuno sta intervenendo da parte della maggioranza a sostegno dello stesso. Invece, nel corso degli interventi di tante colleghe e colleghi dell'opposizione, che hanno segnalato e indicato una serie di problematiche legate al disegno di legge e anche alla fine l'inadeguatezza sulla tempistica di presentazione e di discussione in una fase drammatica come questa, varrebbe la pena porsi alcune domande. A chi giova la presentazione di un disegno di legge di questo tipo con la nomina di una miriade di persone che dovrebbero affiancare assessori e presidente della regione nell'ambito della burocrazia pubblica? Giova forse alla regione Sardegna? Sono stati inseriti tanti e tali criteri in termini di qualità delle professionalità, ragion per cui stiamo dotando la regione in tempi rapidi con nomine fiduciarie, ma riuscendo a colmare quel vuoto in termini di professionalità che in questo momento difficile, ma anche per il futuro servirebbe? No, tutt'altro. Non giova alla regione Sardegna, non giova ai sardi e non giova alla fin fine neanche alla maggioranza, al presidente e agli assessori, perché con lo svilimento dei criteri qualitativi per l'individuazione di queste figure si arriverà, come d'altronde è già accaduto, a nominare persone incapaci di poter suggerire o dare consigli o indicare una via, una rotta per quanto riguarda la pubblica amministrazione. Quindi a chi serve in una fase drammatica come questa riempire la regione di nominati? Alla Sardegna? No. Alla pubblica amministrazione? Neanche. Serve forse per ottenere le risorse dell'Europa che sono state stanziate facendo una corsa contro il tempo per ottenere anche l'anticipazione che a breve verrà data? Quindi formando un gruppo di progettazione da affiancare al presidente e agli assessori per poter elaborare una pianificazione strategica in relazione alle risorse del piano di ripresa e via dicendo? No, perché non c'è nessun tipo di finalità, tant'è vero, come mi ricordava prima il collega Meloni, che la legge viene presentata prima della pandemia, prima degli interventi legati all'Europa, e quindi serve a chi? Serve semplicemente all'apparato digerente per soddisfare appetiti inimmaginabili di poltrone e posti di sottogoverno. Soddisfa questo. Purtroppo però la bulimia che vi contraddistingue non verrà soddisfatta neanche con questo disegno di legge, che fa il paio con quello sulle province per le nomine solo di direttori generali, segretari generali, collegio dei revisori e amministratori e commissari. E nel corso della discussione, anche in prima commissione, più volte abbiamo chiesto la possibilità di poter audire colei che ha presentato il disegno di legge, l'assessore al personale. Non c'è stata la possibilità di audire in commissione neanche l'assessore al personale e i dirigenti dell'assessorato che dovrebbero aver scritto questo testo. Uso il verbo in questo modo perché inizio a dubitare che siano gli uffici degli assessorati a predisporre questi disegni di legge. Io non voglio credere che i direttori generali della nostra regione non siano a conoscenza delle norme basilari e fondamentali del nostro ordinamento, tanto da aver scritto nella prima stesura che il segretario generale avrebbe potuto percepire 285.500 euro all'anno,
superiori di 40.000 euro allo stipendio del Presidente della Repubblica, dimenticando la parametrazione a 240.000 euro come tetto massimo per coloro che svolgono funzioni pubbliche in termini di retribuzione da assegnare. Quindi la legge sul piano casa, quella sulle province, questa, inizio a pensare che siano scritti da altri esterni alla pubblica amministrazione, che né più né meno scrivono sotto dettatura soddisfando gli appetiti, appunto, senza tener conto delle norme, le leggi. Basti pensare che nella relazione tecnica finanziaria, prima inesistente e poi comparsa, veniva indicato che non esisteva un costo, pur avendo davanti una legge che prevedeva l'assunzione di centinaia di persone. Perché centinaia e centinaia? Perché la legge non pone un limite, non dice mai che devono provenire dalla pubblica amministrazione interna o dall'apparato della pubblica amministrazione regionale legato al bilancio consolidato e quindi alle partecipate o gli enti, ma potrebbero addirittura arrivare queste persone sia dal privato che da altre istituzioni pubbliche, quindi aumentando la spesa della regione, tenendo conto che non sarà il datore di lavoro pubblico o privato del passato a soddisfare i bisogni economici di coloro che verranno assunti nel futuro. A fronte della necessità invece di far concorsi, tenendo conto che non c'è stato fornito neanche il dato e il parametro legato alla capacità assunzionale della regione in proporzione al tempo determinato, indeterminato, consulenze degli anni passati e quindi la possibilità realmente di poter dar gambe a questo folle disegno di legge. Una serie di portaborse, consulenti, esperti non si sa di cosa, addetti al cerimoniale, cicisbei e cavalier serventi, che erano quelle figure introdotte nel XVIII secolo che dovevano accompagnare una dama e servirla in tutto e per tutto. Non avevano un compito dato da professionalità specifiche e competenze, erano né più né meno servili e servivano nella quotidianità a soddisfare i bisogni molto frivoli delle dame dell'epoca. C'è ancora poi un dubbio, e termino, legato al fatto che state incidendo col disegno di legge sugli aspetti legati al bilanciamento dei poteri all'interno della nostra regione. Ricordo a me stesso in primis che la legge statutaria definisce come organi della regione il Consiglio, il Presidente della Giunta e la Giunta. Nessuno di questi organi può sovrapporsi o fagocitare l'altro in termini di competenze. Quindi l'aver introdotto sistemi che incidano in termini di equilibri tra poteri dovrebbe essere un intervento con legge, con riforma, rivisitazione della legge statutaria. L'altro aspetto è il cortocircuito che verrà creato. Pensate veramente che un direttore generale di lungo corso o un dirigente della regione di lungo corso si farà governare da un laureato iscritto a un qualsiasi ordine professionale da 5 anni? Ci sarà un cortocircuito per cui la qualità delle leggi che verranno prodotte dalla Giunta, come già mi pare sia evidente visto il fatto che non c'è una legge che regga davanti al giudizio della Regione e della Corte Costituzionale, sarà ancor più scadente nel futuro. E oltretutto, e termino, la legge, questo disegno di legge meglio, non rispetta i principi fondamentali di contrazione e risparmio circa la spesa pubblica che dovrebbe andare a beneficio dei servizi delle cittadine e cittadini e non delle nomine degli amici degli amici. Perché gli amici degli amici, e non è sbagliato quel che ha detto o che hanno detto altre colleghe e colleghi? Perché lo scrivete voi, sono nomine fiduciarie. Si basano sulla fiducia che il Presidente della Regione ripone su una figura che lui conosce. Li si chiami persone di fiducia, conoscenti, amici, ma questo è stato scritto in legge e quindi è proprio la vostra volontà
quello di inserire nell'ambito della pubblica amministrazione una serie di conoscenti senza conoscenza. Grazie.